Via. Signori, buonasera. Siamo, ovvero, in un numero per il quale possiamo solo dire poca brigata, vita beata. Insomma, speriamo che sia così. Pochi, ma dovrebbe esserlo senz'altro, dato, ovvero, il valore del conferenziere che questa sera ci intratterrà. Io credo che conosciate più o meno tutti già Mario Calogero Profita. Comunque ricordo brevemente che è autore di due bei romanzi storici e che è un cultore del, diciamo, delle verità antiche, ma non antiche, insomma, nel senso, vero, delle verità in cui credevano gli antichi e in cui si ritiene, vero, che possano esserci ancora oggi germi di... che possano avvicinarci in qualche modo all'assoluto, secondo come ciascuno di noi lo intende, naturalmente. Il tema che questa sera tratterà il nostro relatore è Apollonio di Tiana. Apollonio di Tiana è una figura particolare, è vissuto ai primi tempi dell'impero, siamo al tempo degli Antonini, se non sbaglio. Stessa epoca di Cristo. Sì, nel primo secolo, insomma, sì. Primo secolo. È stato amico di imperatori, è stato un filosofo ai suoi tempi molto apprezzato, sicuramente un filosofo, però non abbiamo, almeno per quanto a mia conoscenza, sue opere autore, che diciamo che ci siano state tramandate. Ciò che conosciamo di lui è attraverso gli scritti posteriori di un suo discepolo, ma questa è una situazione che si è ripetuta, vero, in precedenza anche per Socrate, che non ha lasciato scritto niente, vero? Quello che conosciamo è attraverso Platone. E poi però nel tempo direi che questa figura, attraverso una ricerca in qualche modo misteriosofica, diciamo, è stata caricata di ulteriori significati. Credo di non dover dire niente altro in proposito, vero, perché entrerei, senza averne la competenza necessaria, nell'argomento della conferenza, per cui do senz'altro la parola a Mario Calogero Profita. Grazie, eccellente domanda. Qualche tempo fa, se vi ricordate, qualcuno, uomo di potere, disse che la cultura non dà da mangiare. È la sua opinione, va bene. Per fortuna nostra, qualche altro, 2000 anni prima, aveva ammonito: attenzione, l'uomo non vive di solo pane. E così poi nella storia ci sono state sempre tanti personaggi illustri e di cultura che hanno raccomandato più la cultura che le ricchezze. Basta pensare Dante, e disse: e infatti non vostra a vivere come brute, l'abbiamo studiata tutti. E anche il profeta Maometto ci ha lasciato una perla di saggezza che recita così: consegui la conoscenza, se sarai povero ti sarà di ricchezza, se sarai ricco ti sarà di ornamento. Ora, confortati da questi saggi, noi credo che siamo felici di stare qui per coltivare un piccolo, un minimo granello di cultura, che sicuramente male non ne può fare, visto che se siamo qui è perché abbiamo una certa affinità, un certo interesse per queste cose. L'argomento di questa sera, di questo Apollonio, che mi ricordo che questo non possiamo fare che un minimo di conoscenza, di approccio questa sera, che ci sarebbe per studiare la vita, le opere, i contatti, tutto quello che fece in 102 anni di vita, per la verità, insomma, 102 anni. Questo è, fra l'altro, è un personaggio non fantastico, questo è storico.
proprio che ebbe diatribe e processi con imperatori romani, implicato nella congiura di Galba, quando era in Spagna, eccetera, eccetera, che io cerco di districarmi, ma sarà sempre un tassello rispetto al lavoro che si potrebbe fare. E che io non sono nessuno, ma non mi risulta che tanti si siano provati, perché tra l'altro c'è uno che disturba. E siccome la cultura sarà vero che non dà da mangiare, ma sicuramente può disturbare. Disturba il potere di destra, ma anche di sinistra, disturba il potere laico, il potere religioso, per cui lasciamo stare il cane che dorme e pensiamo ad altro, si è ragionato. E vi posso assicurare che fino a stamattina all'interno della Chiesa Cattolica hanno sempre fatto un tiro alla fune, alcuni dicendo che non era vero, che era un ciarlatano, che era un buffone, che era qua, altri dicendo che era tutto sempre esponente della Chiesa Cattolica, intendo dire. E così, per cui la cosa va avanti. E vediamo, comunque, per quanto uno possa studiare, sarà sempre una ricerca incompleta, perlomeno cercheremo di saperne di più e vedremo che ha risvolti nel mondo proprio attuale, presente, anche se volutamente dimenticato, ma si sa, la verità poi viene sempre a galla, è inutile cercare di ignorare, va bene. E allora la sua sfortuna è stata pure quella che nacque pressappoco nello stesso anno di Cristo e la madre stava nei pressi di un ruscello, gli spuntò dal nulla un essere pieno di luce e le disse, dice, finalmente il figlio che hai tanto voluto sta per nascere. Questo farà portente, avrà una vita meravigliosa, sarà la donna, che poteva dire? E fatto sta che il ragazzo era di una bellezza, di un candore, di un'intelligenza, soprattutto che a 14 anni già parlava, diciamo che appunto nacque a Tiana, in Cappadocia, e lì vicino nella Cilicia c'è Tarso. Ora io ho fatto una piccola riflessione, così facciamo una, diciamo, una fuoriuscita per rientrare subito. Ci sono luoghi della terra che sono come certi terreni, qui va bene per le fave, qui va bene per le patate, là va bene per i pomodori, terreni tutti eccellenti, però quello eccellente non va bene per, ma anche per gli uomini di cultura, mi pare, per esempio in Spagna, nei Paesi Baschi, là, vediamo che là è nato Sant'Ignazio, Escrivá de Balaguer, il generale Pedro Arrupa, tutto proprio in quel posto. Sarà una mia impressione, non lo so. Poi vediamo che la Germania è famosa per la musica, l'Italia per la pittura e questa parte della Turchia, la Cappadocia e la Cilizia, e va bene, qui San Paolo, là vicino, voglio dire, qui è Apollonio. Tarso, Paolo di Tarso, che è stato poi quello che è stato per la Chiesa, e persino San Calogero Eremita, che poi morì in Sicilia a Sciacca e che ancora gli si attribuisce un grande culto, e personalmente mi chiamo Mario Calogero Profita perché è patrono di Pedralia Sottana. Va bene. E allora questo giovane che non appena è di ricchissima famiglia intanto. Va bene. E c'ha tanti particolari. Ora, questi personaggi destinati a una grande carriera, vediamo che hanno una nascita misteriosa, quasi ambigua, quasi nessuno ci punterebbe un centesimo. Per esempio, quello di Romolo e Remo, quello pure sarà che non è vero. Sarà che la leggenda recita così, ma a rigore la lupa ne doveva fare un boccone, invece non l'ha fatto. E sarà per esempio anche Mosè, ebbe un tragitto, un inizio misterioso, proprio impensabile, che finisse per fare quella carriera.
vabbè, ma anche Maometto, che allora si usava che i bambini piccoli di pochi giorni venivano portati al mercato, dove lì arrivavano le nutrici dal deserto, li prendevano e li facevano allattare nel deserto, perché l'aria della città era inquinata, dovrebbero vedere, e venivano nutrite, allevate nel deserto. Allora ci fu una collega, una nutrice, che voleva questo, ma questo non te lo prendere, perché è di famiglia povera. Il padre era morto 6 mesi prima che nascesse, quindi uno che gli muore il padre 6 mesi prima di nascere non si pensa che farà una grande carriera. È così. Ma la donna disse no, voglio questo perché io vedo una certa luce su quel, e insistette e prese quello. E poi sappiamo quello come è andata. Insomma, nel bene e nel male, quello che è successo dura ancora oggi. Quindi si vede che tutta un'impostura non è. Poi basta leggere la prefazione al Corano nella traduzione di Alessandro Pausani, sono una decina di pagine, un capolavoro, creato lui, che una volta quando io studiavo all'università è venuto a Palermo, un gran signore, istruito, eccetera. Questo giovane, non appena ha una certa età, i genitori lo mandano a studiare all'università di Tasso, a studiare medicina al Tempio di Esculapio. Ma qui non si trova bene, per cui ritorna e frequenta una scuola pitagorica, viene subito attratto dagli insegnamenti pitagorici. Quando è ancora più grandicello, divide i beni che gli lascia il padre, a metà, metà per sé, metà per il fratello, che in pochi anni le dissipa, liscia l'acqua, e così. Lui decide di non avere intanto relazione sentimentale. E poi, visto che i vestiti, le scarpe, venivano bestie vive e quindi morte, andò sempre a piedi nudi, non si tagliò mai la barba e nemmeno i capelli. E veniva additato uno che marcia così, subito si vede da lontano che è un tipo strano. Ma era molto rispettato per la sua saggezza, per il comportamento, per le risposte che dava. Quando fu ancora più grandicello, verso i 20 anni, decise di diventare pitagorico a tutti gli effetti. E non era facile, perché per diventare pitagorico si dovevano osservare 5 anni di silenzio, che è quello che portava a maturare la persona. E a un bel momento parte per l'Oriente. L'Oriente in questo caso era Babilonia. A Ninive conosce un giovane che se ne stava lì in mezzo a delle rovine di un tempio antico e capisce che un giovane degno, di stare con lui, e lo prende non come allievo, ma come aiutante di viaggio. Infatti non lo introdusse mai nelle sue, quando incontrava personaggi filosofici oppure personaggi iniziati di alta filosofia, era un compagno di viaggio, faceva pure da segretario, un ottimo giovane. E da Ninive vanno a Babilonia, dove descrive certe cose che c'erano, come raggi di luce che uscivano dalla terra, il tempio di una divinità che era tempestato di diamanti, di pietre preziose, che sembrava il firmamento. E poi di lì, sempre con Damis, questo allievo, questo compagno di viaggio, si chiamava, e partono ancora, vanno più ad oriente, vanno in Tibet, impiegano 18 giorni per attraversare l'Himalaya e finalmente arrivano in India. In uno di queste soste gli spunta un vecchio, a vederlo proprio sembrava uno che se c'erano i cani gli andavano dietro, e invece questo tirò fuori delle lamine d'oro dove c'erano certi segnali, certi disegni, certe cose
che solo un iniziato poteva conoscere. Il vecchio capì chi era l'Apollonio. L'Apollonio tradusse e decifrò tutte, e tra l'altro il vecchio parlava il greco, perché non si può mai sospettare chi è una persona iniziata, che ha un certo sapere, sembra che si sembrava un cretino, e invece era tutt'altra cosa. E così. Quindi torna indietro, tornano, se permettete mi aiuto pure, perché i viaggi sono talmente numerosi e complicati per quei tempi che secondo me questi viaggi non l'ha fatto neanche il direttore di una compagnia aerea di questi tempi. E lui viaggiava con i mezzi che aveva, i piedi innanzitutto, qualche asino, qualche cavallo, qualche carro, così se c'erano, e così. Quindi quindi da Ninive, poi anche la tappa successiva fu Babilonia, poi Ecbatana, all'andata qua siamo, poi grazie all'ospitalità del re Fraote di Taxila, anch'esso un iniziato, Apollonio poté essere accolto tra i saggi e i bramini dell'India. Ma non è uno scherzo, capirete, fare questi viaggi così. Il viaggio che portò Apollonio da Babilonia all'India si svolse in mezzo a molteplici difficoltà. La prima tappa fu comunque nell'Himalaya, poiché Filostrato ci dice che viaggiarono per 18 giorni dopo aver superato il Gange. Possiamo intuire che dovette trovarsi per poco dalle parti del Tibet. Si ricordi che il Tibet sarebbe stata una tappa anche dei viaggi di Cristo, e che effettivamente le tradizioni tibetane 2000 anni fa circa ricordano di un visitatore bianco il quale, del tutto eccezionalmente, si rivelò degno di essere ammesso nei più remoti monasteri tibetani. Loro hanno questa tradizione esoterica, iniziatica, di un tale, e che poi per questo molto spesso hanno confuso che fosse la stessa persona, Apollonio e con Cristo. Così, giunto ai piedi dell'Himalaya, fecero uno strano incontro. Si ricordi che la stessa partenza di Apollonio è stata suggerita dalle lamine consegnategli dal vecchio. Un ragazzo si rivolse ad Apollonio salutandolo e parlandogli correntemente in greco, che è come se lo stesse aspettando. Cioè, allora, per la piccola esperienza, per quello che ho intuito, per quello che ho letto, cioè quello che governa il mondo, che regge, non sono tutti i vari governanti, che è tutta una rete di personaggi occulti che a delle volte nemmeno si conoscono, ma che hanno una sapienza in comune. Vabbè, sono questi quelli che i cosiddetti maestri sconosciuti, di cui parla Elena Petrovna Blavatsky, questa grande esoterica che è di origine russa, che poi viaggiò molto, fu negli Stati Uniti, fondò la società teosofica che esiste ancora in Inghilterra, e poi col colonnello Olcott fecero tantissime di quelle esperienze, di quelle, insomma, è inutile raccontarle tutte, qua che tra l'altro delle volte creano incredulità, creano stupore di quello. E poi si ritrarono per 5 anni in India, dove facevano delle riunioni ad alto livello con gli iniziati di là. E c'era il direttore inglese dell'India Times che conversava con loro, erano ospiti, e loro, quel colonnello e la Blavatsky, dicevano che loro erano lì, perché più in alto ancora del luogo dove erano, ricordo
Bagizzaro. E c'erano i cosiddetti maestri sconosciuti, i quali questi maestri sconosciuti comunicavano con loro. Dice, e se lei vuole ricevere degli insegnamenti, dice, lei basta che lascia un foglio sul tavolo la sera e il foglio si trova scritto, loro scriveranno quello che vogliono comunicare. Il direttore del giornale, strana persona istruita, se no non ci credo per niente, lasciava il foglio sul tavolo e l'indomani si trovava scritto. E dicevano, davano degli consigli, degli insegnamenti. Cioè, aspetta, dice, che io stavolta il foglio lo metto dentro una busta sigillata. Apriva la busta e il foglio si trovava scritto. E questa volta me lo metto sotto il cuscino e il foglio si trovava scritto. Però non annoiate, vi dirò che queste lettere, che sono le lettere dei maestri, che poi finirono al British Museum, a Londra, e sono talmente preziose, perché sono le originali, quando avranno fatto fotocopie e libri, io ho il libro a casa, che ho comprato lì a Londra, e che durante la guerra li spostarono dal museo e li portarono in una località lontana e sconosciuta, che se bombardavano facevano brutta fine e non avremmo più le lettere dei maestri. Sì, ora qua il problema è credere o non credere. Perché se uno a partito preso dice che non è vero niente, ci vuole niente a dire. Uno non ci crede. Ma quando ci sono delle spiegazioni, ci sono delle dimostrazioni, pensate che proprio in quest'epoca così volgare, degradata, diciamo che scivola verso l'ignoranza rispetto ai tempi passati, meno male che non c'era la luce elettrica, però c'erano delle persone che, vabbè, tanto è inutile fare questo discorso rattristante, va bene, proprio di questi tempi, 10-20 anni fa, è stato creato il CICAP, cioè quel comitato che lotta per combattere il paranormale. Proprio bello. Ora, io vorrei capire cosa ci stiamo a fare noi, perché la nostra religione intanto parla in continuazione di miracoli. O è vero o non è vero. È inutile che diciamo, vai, l'asino vola, dice sì, è vero, però l'asino non vola. Però per fede, però siccome ci sono tante scienze che ormai vengono messe da parte, va bene. Tipo, per esempio, c'è noi perché siamo in questa religione? Perché il suo fondatore, altre non era che un pranoterapeuta, uno che operava le guarigioni, imponeva le mani, questo gli dava. Lui non disse mai che era Dio. Dio glielo fecero al concilio di Nicea nel 326 sotto Costantino. Questo non sono d'accordo. Io sto ripetendo. Assolutamente. Quello, ma lui non lo disse mai che era Dio. Ma disse chi ha visto me, ha visto il padre, non l'ha detto lui? Sì, vabbè, però sempre siamo sulla parte di se facci vedere il padre e ci ma basta. I suoi... sì, vabbè, se poi mettiamo in dubbio l'autenticità. Io capisco che qua l'argomento si può allargare e andiamo proprio fuori strada. Sì, ma è stata una piccola. Non sono mai sicuro di niente, ma ci sono, per questa brevemente, dal momento che io ho capito che era un pranoterapeuta, che è una medicina alternativa di questi tempi che fa imbufalire i medici, altre medicine alternative no, ma quando si parla di pranoterapia, che fra l'altro la Corte, una sentenza della Corte d'Appello di Cassazione di Palermo nel 1953 ha detto che è praticabile, l'importante è che non si somministrano medicine, insomma c'è tutta una sentenza,
si può andare a vedere, si vede. Mi scusi, nel 1953 la Partita Calzettana non c'era parente. Cioè, io sono un ignorante, sbaglio. No, va bene. No, voglio dire, comunque, un altro ufficio, della giustizia. C'era la Cassazione per tutta l'Italia, come poter insegnare. Sì, ma c'era... Voglio dire che fu un'altissima autorità. Ma perché la prima può essere? Certo, di appello. Massima autorità. C'è lo scritto. A Palermo. E quindi, uno dei miracoli, vogliamo chiamarli miracoli, è uno dove lui non c'entra niente, la sua volontà è indifferente, ed è quello dove si dice che una donna che da ben 12 anni soffriva di perdita di sangue, stavo per citarlo, sì, e che aveva speso il suo andando appresso al medico e medicina senza poter, la donna ragionò così, cioè, se io riesco a toccarlo, va bene, dato che questo è carico di energia, io guarisco. Infatti riuscì, il Vangelo è scritto, riuscì a toccarlo e Cristo disse, chi mi ha toccato? Dice, ma come, con tutta questa gente che ti spinge a destra, a sinistra, tu vai a pensare, si girò e vide la donna vergognosa, un po' che era stata scoperta, ma lui qua non ci mise niente del suo a dire, io questa mi fa pena e la guarisco, come aveva fatto in altri casi, va bene? Per dire che era questa della terapia, della forza, del fluido guaritore che aveva, era fatto così, va bene? Quindi esiste il fenomeno. E così anche Apollonio fece tanti miracoli, cosiddetti miracoli. Qua, vediamo, finiamo la parte dei viaggi. Molto lunga, e comunque poi dall'Oriente lui ritornò in Grecia e si trovava ad Efeso e volle recare a Roma perché voleva contrastare Nerone, che ne combinava di tutti i colori, era un tiranno proprio, un cattivo che sappiamo tutti. Quando arrivò a Roma, giusto giusto era uscito l'editto con cui Roma, Nerone, bandiva tutti i filosofi. E allora da là dovette scappare. E dove andò? Andò in Spagna. In Spagna venne a contatto con Vindice, che era stato prefetto della... aveva sollevato la Gallia Narbonense e che poi morì ammazzato, il Vindice. Mentre a sud c'era Galba, che era governatore della Spagna tarragonese. Lui si recò all'appuntamento con Galba, perché questi già in Spagna avevano arruolato ufficiali, funzionari, proprio per armare una congiura e cercare di rovesciare Nerone a Roma. Partiva da lontano. Va bene. E lui si recò, però siccome era contro la violenza, quando arrivò alla presenza di Galba, quello fece allontanare la scorta e lui fece allontanare i discepoli che aveva e restarono un giorno a parlare, tutta una giornata a scambiarsi idee. A questo punto era quasi compromesso, dovette scappare dalla Spagna perché diciamo le controspie, tutti i referenti a Roma, era pericoloso restare, e scappò attraverso l'Africa e quindi la Sicilia, soggiornò alle falde dell'Etna, e poi a Messina, a Catania, a Siracusa e poi tornò ad Efeso. E ad Efeso stava lì quando pensò che era giusto andare in Egitto e si impose, si prefisse un compito gravoso, cioè quello di riformare i culti egiziani, perché erano cadute pure, erano rilassate, non avevano più l'antico valore, erano così come figure vuote, come un guscio vuoto, una cosa ripetitiva, se pensiamo che invece l'Egitto era famoso per la magia. Ora, perché poi ebbe sfortuna presso i cristiani?
Perché se i miracoli cosiddetti li faceva Cristo, andava tutto bene. Quelli di Apollonio no. Se le faceva Apollonio, dice no, le fa perché si serve dei demoni. Non è proprio così. Perché lui malvagio non è. Come era già successo in Egitto, quando Mosè faceva tutto quel bel miracolo, tutte quelle opere di portento, di stupore dinanzi a Faraone, allora gli ebrei dicevano li fa perché lì c'è Dio alle spalle. Ma un momento, se c'è Dio che li fa, lui che merito ne ha? Se la versione di latino me la fa lei, io che merito ne ho? Così. Ma fino al giorno prima, qualche tempo prima, dobbiamo ricordare che Mosè era allievo dei maghi egiziani, era sacerdote di Osiride, per cui usava la stessa scienza che aveva appreso alla scuola dei sacerdoti egiziani. Ecco che qua, allora, il fatto della divinità non c'entra più, è che certi uomini, certe persone, sono dotate di una certa cosa, hanno una certa qualità. Come Mozart aveva la musica, è così, non è che uno si mette a tavolino e dice ora io studio e divento Mozart. Mi pare che facciamo ridere. Va bene. Quindi ci sono altre persone che hanno, io una cosa così in confidenza ve la voglio dire. Era il 2010 ed era mese di luglio, il 10 luglio del 2010. C'era una giornata fosca a Palermo. Dico, ma che faccio? C'ho un terreno vicino a Altofonte, a 150 metri, così come ne vado in campagna e lì si respira per l'uomo. Arrivai verso le 5 e mezza. Non lo faccio mai, lasciai la macchina fuori dal cancello e con le chiavi, ma non passa mai nessuno, siamo tutti proprietari, che il vicino mi ruba la macchina. E leggevo a 20 metri di distanza sotto un albero. E invece passò una macchina mai vista prima, scese uno, io ancora in genere dicevo, ma vediamo che mi è venuto a trovare. Guardavo così, scese uno, si mise dentro la mia macchina, mise in moto quello avanti e quello dietro. E io rimasi a guardare la macchina. Credetemi che questo è successo a me, e ancora c'è la seconda parte. E naturalmente fu uno shock forte. Non è che io ho un parco macchine, vabbè, me ne prendo un'altra. Poi io ho questa esigenza di frequentare la campagna, specie d'estate, si respira bene, si sta bene, c'è tranquillità. Poi tornare a piedi, quindi se no... E poi intanto mi fece dare passaggio da un vicino. Mandai lì all'Altofonte a fare la denuncia ai carabinieri. Quello avevano il computer di guasto e dice vada domani di là, dietro il massimo e la fai ai carabinieri di Palermo. C'è tutto, né? Non stavo molto bene di salute, tra parentesi. E siccome facevo un piccolo otto, io dico, no, non mi devo scoraggiare, ma non è, anche se la macchina non c'è, ma non posso far morire le piante che ci sono nell'orto, perché mi era costato fatica. Allora prendevo l'autobus lì a via Ernesto Pasini, arrivavo lì al paese, poi di lì mi davano un passaggio, trovavo, e poi la sera dormivo lì. Vedete? Appoggiato con la mano così, con il braccio così, a un palo del pergolato, c'è un pergolato. Io la macchina la vedevo posteggiata alla fine del rettilineo del Bonfornello prima di Cefalù. Ma la vedevo là, per me era là. Ora ci andrei, ma allora non mi venne nemmeno l'idea, neanche di telefonare alla polizia, come lo sai. Ma non mi passò nemmeno per la mente, diceva ma là. Che non avevo questa esperienza. Passarono 7-8 giorni di una abitazione. Così mi telefonò la polizia, dice, lei signor Profita, dico sì, abbiamo ritrovato la sua macchina. Scusi, dove l'avete trovata? Alla fine del rettilineo di Bonfornello, prima di Cefalù. Credetemi che questo è successo a me. Io. Ora, questa è una delle qualità dell'uomo che volutamente non è che io mi è successa quella volta e non mi è successa mai più. Va bene. Ma c'è chi, se viene educata la persona,
questo lavoro lo può fare, tra virgolette, per mestiere. Va bene, questa preveggenza, perché tutte queste scienze, la preveggenza, la psicometria, e vedere, ora c'è Wikileaks, c'è tutte queste cose diaboliche, elettroniche, ma delle volte, tipo, e qua ci sarebbe un discorso, tante segrete dagli archivi sono fuggite tramite una persona di questa che sa leggere. Poi quando se ne parla, non tutti sono, c'è chi sorride, c'è chi non è vero, non è possibile, ma è successo anche questo. E così la psicometria, quella che mi interessa, mi intriga di più. Per cui se io a casa vostra non ci sono mai stato, ma se ho una mattonella, un pezzetto di mattonella della vostra casa, riesco con l'occhio della mente a disegnare la casa perfettamente per come si può provare, perché c'è chi lo sa fare, io non lo so fare. Va bene, c'era quel tale Gustavo Rollo, questo è morto 15 anni fa, non è che fu questo di Torino, Torino, di cui esistono ancora testimoni, sono dei... esistono testimonianze, però insomma poi se tutto si distingue, forse se ne danno. No, prego, ma insomma poi non si sa che cosa abbia fatto, però appare che... Però questo io ho letto lì, una volta lo intervistarono una ventina d'anni fa, quando era ancora in vita, io ho visto l'intervista che... E questo ai tempi che era fidanzato con una norvegese, e che c'era stato un piccolo screcio, qualche cosa lì per lì, la fidanzata aveva scritto una lettera che aveva dentro la borsetta. Lui lesse la lettera dentro la borsetta che aveva la fidanzata. Vabbè, questo è, cioè, nella vita. Lui dipingeva i quadri senza pennello, solo con gli occhi. Soprattutto dipingeva rose, che passavano 20 giorni e le rose cambiavano pure posizione e delle volte profumavano. Dicono, io non ci sono mai stato, ed erano questi professori di medicina di cui lui amici di famiglia sua a Torino. Vabbè, e quando c'era la guerra era capitano degli alpini, per cui Mussolini, saputo che c'era questo, che già la fama correva, lo mandò a chiamare, dice, allora dice, che fa, vengiamo o perdiamo la guerra? Eccellenza, io devo dire, la guerra la perdiamo. Non l'avesse mai detto, lo mandò al fronte russo e di là tornò. E poi c'è, è inutile che qua l'ho citato un po' allargando, per dire che queste persone sono sempre esistite. Va bene, Cagliostro, questo era dei nostri, per esempio, ancora se ne parla. Che quello che trovò, scongiurò la congiura che avevano ordito, e che la lista dei congiurati era in quello scaffale della biblioteca reale messa lì, e andò lì e tirò fuori la lista dei congiurati, per esempio. E poi ci sono state tante altre, e il conte di Saint-Germain, queste sarebbero tutte da trattare in una, è così, però siamo fuori dal mito, credo, quindi non voglio, io ho letto queste cose che sono un po' affascinanti, e questo Apollonio rientra proprio in queste. Vabbè, io vi ho raccontato la piccola esperienza che ho fatto io, e quando avevo 19 anni venne lì a Petraria Sottana, venne un sacerdote salesiano che era di origine di Petralia, che però stava in Argentina, veniva una volta ogni 5 anni. E allora tutti dicevano, andiamo a vedere lì nella sagrestia del convento che c'è uno che fa giochi di prestigio. Ne fece tantissimo. Quello che mi ricordo io, che ancora credo di avere una certa memoria, è che c'erano delle buste piccole così, con dei bigliettini. Se ognuno scriva quello che vuole nel bigliettino e sigilla la busta, senza scrivere nome di dietro, furono mescolate. Cosa faceva lui? Prendeva la bustina e con una bacchettina così leggeva quello che c'era dentro.
questo l'ho visto io. Io mi ricordo che scrisse allora viva il prestigiatore, siccome era messa al contrario, la girò, ah, dice grazie. Così. Ora queste cose non convengono più. Per cui, qua ci sono signori del diritto che sanno che il giudice vuole la prova. Per cui se uno va dal giudice e dice quello mi ha fatto una certa cosa per cui mi ha provocato una malattia, il giudice si mette a ridere e dice no, tu mi devi portare la prova. Eccellenza, credo che sia così. Così pare. Va bene. Solo che il giudice può essere anche un cultore di questa scienza e quindi ma dice che non lo sa e vuole la prova. Ora, per stringere, e chiudiamo perché dobbiamo concludere con Apollonio, questo è, diciamo, questa scienza che andrebbe coltivata, perché guarda caso, andrebbe bene per tante cose, compresa a quella di trovare i ricercati per delitti vari. Non lo so se non si vuole. Vi ricordo che il caso Lavorini, se vi ricordate, a Viareggio nel 71, si ricorda lei questi? Lo trovarono i maghi olandesi. 3 mesi che la polizia sbatteva a destra e a sinistra, e l'ho collegato dall'Olanda per telefono sulla spiaggia, dice andate un po' a destra, dice vedete che c'è un mucchio di immondizie, scavate 6 metri più in là, e dice il bambino è lì, e tirarono fuori il bambino. C'è stata anche la storia recente del rapimento di Moro e del suo nascondiglio. Però denaro volutamente dice Gradole, dice è nel paese di Gradole, invece era via Gradole. È vero che allora queste scienze sono, non si possono negare che ci sono persone dotate per studiarle, che sono, però non si può nemmeno negare che sono volutamente ignorate e hanno creato il CICAT addirittura per combattere il paranormale. Così io mi faccio gli affari miei e concludiamo con Apollonio sui suoi viaggi. Poi c'è una cosa che ora poi ce lo spiega pure qualcuno di quello del paranormale. E quindi lui tornò dalla Spagna, quindi ancora ad Efeso, e di lì andò in Egitto con lo scopo, ci rimase 20 anni per riformare i culti egiziani che ormai erano degradati, decaduti, eccetera. Poi andò in Etiopia presso una confraternita detti gimnosofisti, sì, letteralmente i saggi nudi. E ci rimase ancora tanto tempo e poi tornò di nuovo ad Efeso. E qui, visto che a Roma, intanto dopo Tito, dopo Vespasiano, era arrivato Domiziano, il quale, onesto e bravo, aveva fatto avvelenare il fratello Vespasiano e ne aveva preso il posto. Era un cattivo di primo ordine. Allora, ad Efeso, Apollonio sbraitava e predicava contro questo potere, questo imperatore corrotto, il quale lì, a parte il governatore locale, aveva le sue spie, capì che il momento non era proprio così. Cosa fece? Prima che l'imperatore lo facesse arrestare, lui si mise sulla nave e andò a Roma. Sbarcò a Pozzuoli, dove incontrò un allievo che aveva conosciuto in Egitto tanti anni prima e gli spiegò quello che andava a fare a Roma. A Roma trovò che il prefetto del pretorio, un certo Eliano, era un tribuno che aveva conosciuto in Egitto e quello dice ma qua sei venuto proprio nella bocca del leone. Qua ti ricordi, dice, la favoletta quella di Esopo che vedeva che tanti animali entravano nella grotta del leone, ma nessuno ne usciva, come si spiega? E dice, inutile che... E comunque, dice, facciamo così, ti arresto io e ti carico di catene, proprio in catene come il peggiore delinquente.
E così quando l'imperatore sa di questa, diciamo, di questo soprusso, vedrai che ti libera e ti dà una prigione più comoda. E così avvenne. Ma poi arrivò il giorno del processo. Domiziano si divertiva con il gatto con il topo. Dice, ma come? Ma perché non ti date la barba? Ma perché? Insomma, lo accusava di tante cose, ma di stupidaggine rispetto che poteva fare un vecchio che aveva quasi 100 anni, 98 anni. E così. Finalmente arrivò il giorno del processo e lo fece rasare barba e capelli. E denudare, dice, ma scusa, dice, mi deve giustiziare o mi devo fare un bagno? Lui ci scherzava sopra, che devo fare? Intanto mandò via il suo discepolo, assieme ad altri due, e gli disse, dice, aspettatemi a Pozzuoli, che fra 5 giorni io sarò là, ma non andate via di mare, perché si scatenerà una tempesta che sarà terribile. Andate via terra. E lui a tale giorno, fra 5 giorni, a mezzogiorno, guardate verso nord e mi vedete. E così fece. Ma in quello stesso momento lui era ancora davanti all'imperatore. Davanti all'imperatore, mentre Domiziano stava parlando, si divertiva con questo a umiliarlo, denudato, come così, Apollonio sparì. E non si vede più, poi scompare dalla vista dell'imperatore. Anche questo è un altro dei fenomeni che io, per quanto mi posso aiutarmi con quello che è successo al generale Cadorna, se lo sapete. Il generale Cadorna era altissimo comandante in capo, eccetera, sappiamo tutti, poi è successo l'affare di Caporetto, o a torto o a ragione, o fu vero, poi si parlò del tradimento, di combutta con il nemico. Di sicuro io negli anni 60 ho letto su Epoca che nel fascicolo del generale Cadorna mancavano e mancano, credo, 13 pagine. Cosa c'era scritto in queste 13 pagine? Non sappiamo. Fatto sta che uno che perde il posto di capo di Stato Maggiore di una potenza in guerra, che il re lo destituì e lo cambiò con Diaz, vabbè, il dispiacere sopigna. O è colpevole o non è colpevole. Insomma. E allora una di queste sere, che era nel suo studio, che non poteva tanto dormire, era arrivato, era in depressione, però il cassetto della scrivania, presa la pistola, se la puntò alla tempia, aveva il freddo ferro alla tempia, pronto a tirare il grilletto. Quando nella stanza gli spuntò un monaco e gli disse, che stai facendo? Non ti vergogni. Sbigottito lì per lì, non si ammazzò più. Ma poi vide sul giornale questo monaco che lì a San Giovanni Rotondo, tanta gente che andava a trovare tutta la vita, queste cose che sappiamo, e diciamo io ci devo andare. Si prese il treno, andò pure lui lì. C'erano sempre, io sono stato, lo so come c'erano, ma è notorio, c'erano due ali di folla nel corridoio dove passava, lui passava e c'era gente di qua che chiedeva una cosa, chiedeva una cosa, faceva. Arrivò vicino al Cadorna e gli disse, oh guarda, gli disse, noi ci conosciamo, e passò. Questo fatto lo raccontò il generale Cadorna, nessuno potrebbe saperlo se non lo raccontava lui, va bene? Quindi il fatto della ubiquità, che poi ci sono tanti santi, santoni islamici ai quali è successo, noi purtroppo del mondo arabo sappiamo poco o pochissimo. È voluto il discorso, perché a sapere non ci sarebbe niente di male. Va bene, tipo, dico una, Francesco d'Assisi era un mistico islamico. È stato apprezzato dai mistici islamici, ma non era un mistico islamico, è il contrario. Momento, scusi, lui la sua perfezione l'ha ottenuta seguendo la via sufi, dei sufi islamici. Non è che era musulmano, attenzione, ma è un metodo di perfezionamento.
io posso raggiungere quella via e posso innalzarmi, o studiando la musica, o studiando la filosofia, o studiando il violino. È stato chiamato in causa poco fa un altissimo magistrato, come lui chiederei dove sono le prove. Ecco, che lui abbia conseguito per questa perfezione studiando questo lo diciamo, io chiedo scusa, perché lui dopo che assestò la sua comunità lì ad Assisi, va bene, si fece il suo bagaglietto e partì per il Marocco. Non ci arrivò perché si ammalò nella Spagna musulmana e lì rimase 7-8 mesi. No, ma so che andò in Egitto. Qua parliamo del Marocco. Del Marocco. Intanto si ammalò nella, e lì restò in contatto con i sufi islamici. Va bene. Da dove poi tornò indietro e portò due cose: il saluto, la pace sia con voi, assalamu alaikum, e l'abito dei sufi musulmani che hanno ancora, con il cappuccio e il mantello e di lana. Quando eravamo qua, presso a poco abbiamo l'età, insomma, che si facevano gli esami d'ammissione, e poi si presentavano dei soggetti storici, Cristoforo Colombo, Francesco d'Assisi e i fratelli Bandiera. Quando studiavamo Francesco d'Assisi, anche oggi si dice così, se studiamo che lui litigò con il padre, si spogliò dei vestiti e si vestì di sacco. Io che frequentavo anch'io il convento dei monaci, insomma, eravamo diversi ragazzi che ci andavamo, e lì e dicevo, ma porca miseria, la lana, la tunica dei monaci è di lana, è di ottima qualità, altro che sacco, sacco punge. E grazie, perché lui prese quest'abito dai sufi islamici che ce l'hanno ancora, e di là, sufi intanto in arabo vuol dire allanato, fatto di lana, perché sufi vuol dire lana, va bene? E portò l'abito con il cappuccio, se andiamo lì nel Marocco ce l'hanno ancora. Questo è quello che viene chiamato Albornoz, che poi è stato anche il nome di un cardinale, tra parentesi. Sì, per quello c'è una... A Bornos, è la versione spagnola di Burnus, in realtà. Sì, Burnus. Sì. E quindi questo, il Francesco, che aveva ricevuto, che questa cultura sufica, islamica, l'aveva presa da ragazzo quando andava col padre in Provenza per motivi del suo commercio del padre, e che lui parlava il provenzale più che l'italiano, sì, visto che la madre era provenzale. Sì. Provenzale, qual è la lingua materna? Quella della madre. Va bene. È lì che fu a contatto con i trovatori che risalivano dalla Spagna occupata e arrivavano, va bene, che era fra l'altro una parola araba, la taraba, troubadour vuol dire cantante. Infatti lui poi, dopo, quando rientra a casa, va bene, diventa giullare e menestrello, cioè è una cultura che aveva recepita molto bene. Ecco, va bene, scusate se mi sono, diciamo, perché mi fa piacere che, vedo che siete interessati, che queste cose mi piacciono, e quindi dovrete frenarmi un po', essere più disciplinato, e così. L'Apollonio, una volta che sparì, andò a Pozzuoli, dove si ritrovò e c'era stata la tempesta e le navi proprio avevano sbattuto sulla costa, un disastro che lui aveva previsto. Intanto, va bene. Poi tornò in Grecia e mandò via, cioè disse che andava ancora verso Oriente e lasciò il servo lì ad Efeso e poi di là non tornò più. E se lo dice il libro qua, volendo seguire la massima di Epicuro, dice: nasconde la tua vita, se non hai potuto nascondere la tua vita, nasconde almeno la morte. Va bene. E ma poi i secoli sono passati. Quando lui era, questo è ora forse la parte più interessante del nostro incontro è questa,
i saggi a Babilonia gli dissero di creare dei talismani e seppellirli in diversi luoghi segreti che sarebbero serviti nel futuro. Beh, ora io ho capito qua che non sapevo che c'è una differenza tra talismano e amuleto. Il talismano è come una batteria, una pila elettrica che si carica, si mette lì, è sempre pronta o nel tempo caricata per dare, per emettere diciamo, la sua energia a tempo giusto. Il talismano è qualcosa invece che il mago ha caricato l'energia, va bene, e c'ha tanta di quella forza, che però non emette niente. Al momento buono che il proprietario lo richiama, allora va in aiuto di chi lo indossa, di chi... Questo è l'amuleto. L'amuleto. Questo è il talismano. No, il talismano. Ah, il talismano. Che lei aveva cominciato a... L'amuleto è quello che è sempre carico, che funziona sempre. Quello è quello che funziona a comando, a richiesta, più che comando. E allora, qua il discorso è, c'è un'altra cosa... che per un certo periodo della vita, cioè un periodo che è oscuro, cioè perché la vita di Apollonio la scrisse Filostrato, il quale Filostrato l'ha presa dagli appunti del suo allievo Damis, dell'allievo di Apollonio, e questi appunti arrivarono a Giulia Domma, che era la moglie di Settimio Severo, per i fatti suoi una donna un po' chiacchierata, ma di grande cultura e amante delle scienze. E con questi appunti, e questo, per questo Apollonio è un personaggio storico, e obbligò, e proprio e comandò a Filostrato di scrivere questa vita di Apollonio, che però, non essendo uno scrittore di razza, ha fatto un mattone, insomma, io ce l'ho, ma non riesco a leggerlo, quello per carità. E comunque questo sarà un riassunto, visto che qua dice che la vita la scrisse in 8 libri. Pensate un po' a leggere questa cosa, se diventa vecchio prima del tempo. Va bene. Ora, uno di questi talismani, in quel periodo, pare che fu seppellito a Cracovia. A Cracovia. Pensate che qualunque caporale sa che se si va, se conduce la sua squadra ad est, deve avere le spalle coperte ad ovest. Persino un caporale. Lo sapeva persino il caporale Hitler, che nel 36 si seppe di questo centro occulto di Cracovia. Vabbè, cosa fa Hitler? Qua, se io voglio andare verso Oriente, io qua devo distruggere questo centro prima di cominciare. Ha annesso l'Austria nel 108, l'Anschluss, poi con il consenso tacito di Francia e Inghilterra ha occupato la Cecoslovacchia, e al confine al di là nel sud di Polonia, guarda caso, c'è Cracovia. C'è Wodowitz, dove il giovane Wojtyla ha ancora 19 anni, ma c'è Cracovia, e qua stiamo, è troppo lungo il discorso, dove c'era stato questo maresciallo che fu un padre della patria, che successero tante di quelle cose al funerale perché non dovesse lì seppellito, saltarono pure i molloni del treno, vabbè, e che finalmente lo presero a braccia e lo seppellirono lì nella cattedrale di Cracovia. Questo Pidius che si chiamava. E qui la regione ci sono dei luoghi, ci sono ancora di questi talismani che non sono stati scoperti. Beh, ci sono dei luoghi dove si avverte una certa aura, una certa quiete, una certa pace. Quello che io ho sentito raccontare di Vivaldi, per esempio.
Cioè la pace, la serenità che si avverte in quel luogo non si avverte in un altro. Ora, sempre rifacendoci a quella scienza che gli antichi avevano e che invece oggi non hanno e fa sorridere, è quella che, se voi osservate le cattedrali di Francia, sono tutte rigorosamente orientate nella direzione est-ovest-est, con l'abside a est, perché di là viene la luce, e quando c'è il celebrante che recita, che c'è le preghiere, la prima messa, e il sole batta attraverso il rosone, che ha un colore diverso a secondo che sia da est, da sud o da ovest, e questo cambia, diciamo, il modo di sentire della persona e di immedesimarsi e di, diciamo, elevarsi nella preghiera, a secondo se è mattina, se è pomeriggio o se è sera. Ma tutte, in quella dei Chartres si vede che l'architetto ha sbagliato. Possiamo pensare che un architetto che sa fare quella cattedrale ha sbagliato. Perché la faglia tellurica era in quella direzione. Perché qui molto spesso abbiamo visto che se si deve fare la chiesa dobbiamo fare la chiesa. La palma, qui c'è quello che da un pezzo di terreno e si fa lì. Non era adatta per fare la chiesa. Non sappiamo. E poi se vedete anche a Palermo, vedete certe chiese non sono per niente orientate a est. La cattedrale no. No, perché Monte Pellegrino ce l'ha qua. Se facciamo così, nord, est, la cattedrale è fatta dai maestri gotici, quelli che questa scienza la sapevano per la verità. Va bene. E poi certe scene, certe chiese insistono su un vecchio tempio pagano. C'è un motivo pure là, perché quelle del tempio pagano avevano capito che quello era il luogo dello spirito, e lì si faceva, doveva essere. Un esempio è quello dei templi di Mitra, dove molto spesso sopra ci hanno fatto una chiesa. Come Santa Prisca, a Roma ce n'è diverse di queste, e così. E quindi cosa fa Hitler? Si volge ad Oriente passando nel confine tra la Cecoslovacchia e la Polonia, perché Cracovia è 200 km più in là. Che ci vuole per un esercito come quello italiano? Può percorrere 200 km, credo che sia, ho visto la carta così. E così non ci riuscì. Quello era diabolico semplicemente, perché faceva parte di una società segreta, se lo sapete, io penso che mai si sa, la Thule, che aveva come perfezionamento i segnali ipnotici. Infatti guardate tutti gli altri oratori, anche del te, guardate lui. Lui parla come una marionetta, così, questi sono tutti segnali ipnotici, e restavano tutte 5 ore, 100.000 persone, 5 ore a sentirlo perché parlava il Führer, nessuno se ne parla. È così. Naturalmente lui, perché va verso, passa di là, con tante migliaia di chilometri di confine che c'erano tra la Germania e la Polonia, va a passare proprio di là. Perché lo scopo di Dio qua, se non distruggo questo centro, di qua no, non vado avanti, non ci riuscì, perché lì poi sul castello, la cattedrale, c'è il castello dove prese alloggio e ufficio il generale Hans Frank, che fu processato e condannato a morte al processo di Norimberga. Sentite cosa dice: pur essendo stato ateo, egli si riconciliò con Dio e con la fede cristiana. La sua ultima dichiarazione alla fine del processo fu, e tradotta è, fummo gettati da un precipizio destinati a perire per aver negato Dio, perdemmo la guerra, non solo per deficienze tecniche o per coincidenze sfortunate o per tradimento. Dio ha giudicato e condannato Hitler e il suo sistema che noi abbiamo servito. Dobbiamo però rinnegare le idee di Hitler e di conseguenza le nostre. Supplico il mio paese di non percorrere oltre questa strada, la strada di Hitler senza Dio,
era la negazione di Cristo e vista da vicino era la strada della follia politica che poteva condurre solo alla sconfitta e all'inutilimento. Lui si lancia al muro per avere le spalle sicure a destra, perché tanti amici suoi di questa Thule, vabbè, erano in Inghilterra, contava su questi che erano nei posti chiave, pure generali, ammiragli di questa, per cui si fida di andare a destra, dice tanto Francia, l'Inghilterra non attaccherà. Vabbè, è tanto vero che però succede che lui diceva che non ne sapeva niente, si faceva ammazzare, che il suo braccio destro, Rudolf Hess, pilota, anche pilota, volò in Inghilterra e lì abbandonò l'aereo, si paracadutò, ma cadde in mani sbagliate, cadde in tutt'altra rete di funzionari, va bene, e per cui poi finì i suoi giorni a Spandau, 20 anni fa, e così si. Nell'86. Nell'86. L'anno prima della fine del mondo. Sì. Si suicidò. Sì, ma è pare che io avevo il libro, poi l'ho perduto, non solo l'ho prestato, controllando le fotografie dei denti che l'aveva sporgente, non era più quello, quello forse era un finto prigioniero, ne combinarono questi colori. Comunque fatto sta che l'affare di Hitler di cercare gli amici in Inghilterra non riuscì. Ora questo centro occulto di Cracovia, di cui questo libro ho avuto l'uso un mese fa, e così è a Cracovia, e guarda caso di là poi uscirà un papa dove fu cardinale, che hanno fatto santo. Io, qua ci sarebbe ancora da studiare, da ricercare, e io vi ringrazio per la vostra attenzione, ma non vorrei, non so fare altro, scusate. Grazie molto. L'argomento è molto vasto, ci sarebbero tante, tante confronti, tante ricerche così da fare. Ma io direi che siamo stati trascinati in un turbine di argomenti, di materia, di riferimenti, dove quello che domina in sostanza è il paranormale. Ora, che ci sia una società che, deve, che vuole combattere il paranormale, ma io penso che più che combattere, vero, sia proprio di questa epoca, proprio della cultura di questa epoca, sottoporre ogni cosa a un vaglio critico. Non credo, vero, proprio con l'intenzione in partenza di negare del tutto, ma sicuramente, vero, anche accettare stupidamente quello che viene detto. Ora, si sono sentite qua molte cose che, non lo so, avrebbero bisogno di maggiori prove dietro, ecco. Con ciò non intendo assolutamente negare, vero, sicuramente c'è un riferimento anche con la religione, nel senso, vero, che esistono delle realtà extrasensibili, esistono delle realtà, vero, che l'uomo comune non può toccare. Che ci siano di questi cosiddetti illuminati, la teoria degli illuminati, in cui, vero, si fa spesso di ogni erba un fascio mettendo insieme personaggi più disparati, ma sicuramente, voglio dire, esistono persone che sono dotate in questo senso, che hanno delle percezioni maggiori, vero, di quello che può avere la persona comune, e c'è anche la possibilità, immagino, vero, immagino perché non conosco questa materia, di essere formati in questo senso. Da qui però a dire, vero, che questa sia la verità assoluta, magari a scapito di altre verità assolute, vero, a cui siamo più affezionati, insomma, per me ce ne corre. Poi, naturalmente, ognuno è libero di farsi una propria opinione. A questo punto, vero, poiché abbiamo sfiorato una... sfiorato perché si è parlato anche di tante altre cose, una figura storica, una figura di un filosofo che ci è noto, ripeto, come ha evidenziato il nostro stesso oratore, attraverso, vero, la ricostruzione fatta da una persona che ha visto gli appunti di un presunto
di un presunto reale discepolo, per carità, insomma, o accompagnatore più che altro, quindi se era solo un accompagnatore non so, ecco, fino a che punto possiamo dire che ne abbia tramandato la dottrina, probabilmente cioè, non stesso, conoscevo quasi. Frate Stenno non lo fece mai entrare nella cerchia dei suoi amici iniziati, dovunque andasse. Sì, d'accordo, però voglio dire, alla fine, anche con quest'opera enorme che è stata fatta sulla sua vita, ne sappiamo molto poco, in effetti. Sappiamo che visse in epoca imperiale, sappiamo che fu un filosofo, che fu apprezzato da alcuni imperatori e perseguitato da altri, come lei ha evidenziato. E rimane un grosso punto interrogativo. Io non so, da parte mia non ho trovato altri appigli su cui basare una mia visione di questo personaggio che mi rimane appunto abbastanza evanescente nonostante la sua lunga vita e la popolarità di cui ha goduto, ma come dicevo all'inizio probabilmente ecco in certi ambienti che coltivano una sapienza esoterica ecco, è una figura che è stata a posteriori caricata di significati che forse a mio avviso in origine non aveva. Ciò posto, insomma, taccio io e vorrei sollecitare un qualche intervento. C'era una persona qui in particolare, il professor Fucarino, che mi pare avesse detto vero, che era una figura che lo interessava, quindi se ci vuol dire qualcosa. Ma la mia prima pubblicazione è stata una vita di Pitagora, più che una vita che era il Pitagora taumaturgo, il Pitagora mistico, non il Pitagora dei numeri, ma soprattutto quella della apocrifia, cioè dell'astinenza. Come era nato questo discorso, parlo del 1980, era nato da un passaggio per l'autostrada e dei santoni vestiti di giallo che si erano seduti davanti a un autogrill, si erano andati, avevano messo il tappeto, si erano messi dove e avevano pregato. Uno scontro che allora, un ragazzo di 25-26 anni, questo discorso mi stupì e cercai di approfondire. E giunsi alla scoperta dei gimnosofisti. E i gimnosofisti non è altro che i santoni indiani, i bramini indiani. E mi stupì questo discorso del rapporto poi che trovai in Pitagora. Allora, approfondendo questo discorso, l'apogeo del concetto allora molto in voga, che era molto in voga del vegetarianesimo, il mio saggio fu Pitagora e il vegetarianesimo, perché quella moda che purtroppo continua ancora oggi non era altro che una forma di mistificazione del vero vegetarianesimo dei gimnosofisti, per i quali yoga e altre forme erano una forma religiosa. Noi invece in Occidente l'avevamo assunto come forma, diciamo, igienista, per cui mangiare le cose significava stare bene, perché secondo qualcuno, e chi mi pubblicò il libro, era un vegetariano, secondo lui noi avevamo un budello più corto, non avevamo possibilità di digerire la carne, per cui, ecco, le malattie, cioè, l'amico ancora si è interessato di queste scienze alternative, ha continuato a pubblicare, so che ha avuto problemi ai freni, perché mangiava solo vegetali, e quindi i vegetali fanno male da soli. Lasciando un po' quello che era il discorso, e volevo collegarmi con il discorso dell'Apollone Ruffiani, perché ci sono dei tabù che sono le massime aure di Pitagora, di cui sono ripresi tanti tabù.
più famoso, quello del campo di fave, naturalmente riguardava il favismo, per cui attraversare un campo di fave, si dice che si fece uccidere perché non volle scappare attraversando un campo di fave. Questa era una delle tante. Ma alla fine del mio volume ho messo un po' quelli che erano i tabù primitivi che compaiono nelle opere e i giorni di Esiodo, molto significativi, e le massime aure di Pitagora, e quello che, ancora più sorprendente, sono i fioretti di San Francesco. Perché in tutti questi ricorrevano determinati miracoli, e guardate che anche Pitagora ha parlato con gli animali, e il discorso del taumaturgo che fa miracoli, anche lui si trovò in diversi luoghi, e anche Francesco. Cioè, allora questo discorso mi mise un po' in allarme, perché si verificava questo? Qual era la ragione per cui in tre personaggi in epoche completamente diverse questo concetto, queste situazioni, questo colloquio con gli animali, quello era col bue, il Pitagora, il nostro parla con lui. C'era cioè un legame con questa concezione, con questo modo di intendere il rapporto con non so, il divino, qualcosa che è fuori di mondo. D'altra parte Apollonio di Chiane è un taumaturgo e anche Gesù Cristo in un certo senso è un taumaturgo. C'è tutta una letteratura di taumasia, cioè di narrativa del meraviglioso nel periodo del mondo greco. E ci sono tanti personaggi. Apollonio di Chiane fu quello più famoso perché ebbe la fortuna del divulgatore. Ma anche Pitagora ebbe la fortuna di un divulgatore che si occupò e scrisse un libro sulla astinenza della carne. Era addirittura un grande psicologo, quindi vedete quella che era la scienza, il concetto di scienza, addirittura l'interpretazione del miracolo e del meraviglioso. Devo dire che questa espansione nel tempo dei miracoli mi ha affascinato, non perché il personaggio possa fare dei miracoli, ma sono gli altri che lo fanno fare, cioè gli altri che recepiscono quello che avrebbe dovuto essere, molti che vanno a lui dicono di essere entrati nell'acqua e di non essere bagnati. È una sensazione propria. E quello che è il concetto delle stimmate, guardate che non è che non lo sapete, le stimmate non sono un fatto cristiano, le stimmate c'erano anche al tempo da Apollonio, cioè c'erano personaggi che riuscivano a somatizzare il dramma, questo si chiama somatizzazione, per cui c'è da andare un po' cauti, anche perché Francesco è un personaggio mitologico. Francesco d'Assisi non esiste storicamente se non attraverso i fioretti. E chi li scrisse i fioretti? Che cosa sono i fioretti? I fioretti, per chi lo è, il professore di lei, sono un capolavoro letterario, ma non storico. La storia è un'altra cosa. Le massime aure di Pitagora, ma le scrissero suoi discepoli simpatizzanti, ma attraverso i secoli, due secoli dopo. Anche i fioretti di San Francesco furono scritti in generazioni successive, non è che furono immediate, non nacquero come forma immediata di biografia. Ma se vogliamo insistere ancora su un concetto di meraviglioso di biografia e di miracoli, ci sono le biografie di sopra. Ci sono i Memoria d'Abilia del Senofonte, che è il discepolo più basso, insomma, davanti alla mente, alla genialità di Platone. E Senofonte è un povero uomo che scrive e anche lui scrive una biografia di Socrate.
e anche sopra del lento personaggio tipo Orlovitiano. Cioè anche lui diventa un personaggio straordinario. Accennava a quello che erano i personaggi, i santoni musulmani, ma i santoni musulmani anche a Brindisi c'era una leggenda raccontata da un monaco itinerante che era andato a una roca e là c'era, si venerava una tomba di un santone di questo tipo. Erano personaggi venerabili a cui poi si attribuivano miracoli. Anche in quel caso, secondo me, secondo quello che è un concetto un po' di lettura e interpretazione psicologica, psicoanalitica di quello che può essere un miracolo, secondo me siamo noi che facciamo miracoli, ci facciamo miracoli. E ce li facciamo, non voglio essere religioso, ce li facciamo perché crediamo fermamente in Padre Pio. E lo crediamo tanto che riusciamo a guarire noi stessi. Ma siamo noi che ci guariamo. Ci vogliamo. Tant'è vero che non tutti quelli che vanno a Lourdes guariscono, non tutti quelli che sono andati da Padre Pio sono guariti. Perché siamo noi dentro di noi. Se siamo capaci di farci le stimmate, siamo capaci di guarire. E di guarire anche il cancro. La tua fede ti ha salvato. Sì. Gesù Cristo ha detto sempre così. La tua fede è quello che penso io, che Apollonio di Tiana, chiunque che sia indicato come miracoloso, come guaritore, eccetera, abbia operato su se stesso, come Gesù Cristo ha indicato. Tu ti sei guarito, non sono stato io, perché non poteva lui far miracoli. I miracoli della farmacia sono dei fatti meravigliosi, al di là dello straordinario di quello che è il fisico, ma perché io ci credo. Noi abbiamo una potenzialità tale dentro di noi che possiamo trasformare noi stessi nel bene e nel male e possiamo influire anche sulla salute. Nel momento noi diciamo quando c'è il movimento nervoso assomatizzato, sono un coma, un cuore, eccetera, eccetera. Questi sono fenomeni banali, il banale della quando invece io credo che Caterina da Siena ci sono le rassi. Lo credo fermamente, ma non è perché Dio la solleva, perché lei si solleva. Riusciva a trasformare il suo corpo. Chiedo scusa perché altrimenti continueremo a parlare, è un argomento avvincente, è molto avvincente. Sì, posso porre una domanda rispetto a quello che dicevi tu. Abbiamo parlato di miracoli di guarigione, però se rimaniamo al Vangelo non vediamo solo miracoli di guarigione, ma anche, che posso dire, la moltiplicazione dei pani o il placare le onde del mare di Galilea in tempesta, cosa del genere. Questo come lo dobbiamo interpretare? Il problema è un po' più complesso, ma anche da... se noi pensiamo a Maggiugorje, è mai possibile che a Maggiugorje una folla possa percepire le stesse cose, che possa mangiare pane e pesci, cioè in una situazione simile è possibile che avvenga? Io credo di sì. E c'è un fenomeno psicologico che si chiama, che è indicato come un tipo di plancio collettivo. Suggestione di massa. Cioè è possibile che a Maggiugorje tutti sentano la stessa cosa? È possibile. No, in questi fenomeni che si dicono extranaturali, che però Angela si riferivano a quelli che vogliono dimostrare queste cose, però Angela ha fondato un'associazione che mette al vaglio tutte queste cose. Perché lui è un incredulo, allora, è un incredulo. Io non... Ma figlia, scusate, sono però, caso credo fermamente nelle capacità dell'uomo e in quello che se io dico sta nevicando in un contesto di suggestione mistica e religiosa, probabilmente tutti vedranno nevicare. Dunque posso portare a proposito, tutti vedono la stessa cosa, non è detto, faccio riferimento a un caso di tanti anni fa, siamo agli anni 50 probabilmente, non ricordo esattamente, agli anni 50 dello scorso secolo ormai, Santa Maria degli Angeli,
basilica, la statua sopra il timpano della facciata della Madonna, a un certo punto si disse che muoveva le mani. Ce ne sono delle fotografie, ne ho una anch'io, un santino che davano allora, dove si vede con la foto come fosse mossa a livello della mano. Conosco un mucchio di gente, vero? Poi io sono nato, villeggiavo tutta l'estate nelle Marche, molti da lì arrivavano ad Assisi con grande facilità, insomma, ad assistere a questi fenomeni. Che posso dire che molti lo vedevano e ci giuravano, e molti altri invece dicevano: no, io non ho visto niente. Osservazione e risposta a quello che potrebbe essere la suggestione stessa. In genere, nel mondo greco, coloro che riuscivano a interpretare il Dio erano donne, mm-hmm, e si trovavano in un luogo particolare. Per il caso c'erano delle emanazioni sulfuree. Erano tutte pittie e donne e i profeti maschi. Quello che è la famosa Sibilla del Cumano. E anche là troviamo delle emanazioni sulfuree, una donna, cioè la donna che occupa le donne, ma le donne sono più suggestionabili delle donne. Per cui può capitare che in una massa, in una suggestione di massa, io non ci credo, non lo vedo. Occorre entrare in quello spirito e andare a lui che già si dà con un determinato spirito. Chi entra in quell'area ci va. Io ho fatto un viaggio in Terra Santa, ma voleva essere un viaggio turistico, come era scritto un'agenzia, ma finì poi che andai con una parrocchia di Monreale. Cui c'è il parroco, le sue parrocchiane, lei, il parroco al centro della devozione dei parrocchiani, delle parrocchiane. Devo dire che la Terra Santa per me in certi posti suscitava un'emozione tale, un'emozione, che non era il luogo, ero io che la provavo perché sapevo dove era il luogo. Quando io salgo nella collinetta delle beatitudini e mi metto là e penso, Gesù Cristo ha detto, beati, ecco, sono io che mi suggestiono, non è il luogo che mi fa suggestionare in quanto tale, ma il luogo in quanto mi si dice, e lo dico con coscienza di fatto mi si dice, perché tutto l'itinerario fatto da oggi è un itinerario falso. Perché una Gerusalemme di quel tipo non era la Gerusalemme di Cristo. Non era possibile che il luogo era lì sopra e l'altro sotto c'era il luogo del tabernacolo, la tomba, eccetera. Cioè è un luogo costruito dopo, ad uso dei credenti. Però ci dà sempre quella scossa. Perché la terra era perché? Ma perché siamo stati educati? Probabilmente un indiano o un buddista non troverà queste cose. Un musulmano sì, perché anche lui è stato educato in quella religione. Va bene? Scusa, però io ti vengo ora, guardi, una fotografia, me l'hanno regalata. Una signora che era là in pellegrinaggio, poi entrò in chiesa e vedo un ragazzo che scattava una foto. Dopodiché hanno guardato in quella foto, c'è l'immagine della persona, tutta l'ombra. E non si vede, guarda. E che fa? Sarà che non passa una suggestione. Nella foto potrei intercettare, perché la foto è stata fatta non da lei, è stata fatta da te. No. La prova sarebbe quella se tu fossi riuscita a fare quella foto. Sì. Purtroppo dietro c'è tutta una mistificazione, c'è un commercio. Ma la sigaretta non dice nulla. Scena. Se io mi sono questa foto, io dicevo prima che frequentavamo il shop che c'è per tutto. Ma anche prima, se sono scattate sulle scene, possono creare delle sovrapposizioni. Però tutto questo. Ma perché cazzo? No, no, questo ragazzo non è che scattò la fotografia sulla Madonna in tasca. No, aspetta, come uno entra in una chiesa si porta un ricordo della chiesa. Certo. Poi va per vedere là, dice, va bene questo. A
Allora, è detta così e ci credo perché mi fa, mi sembra una tanta cosa. Tante cose succedono. Io penso che la fede anche è troppo grossa. C'è sempre il punto interrogativo. Ma infatti la sera che ho conosciuto casualmente. E poi ci penso, mi hanno mandato a casa, perché si sono per piacere fa bene. Signora, io la faccio avere così, ma signor Ghero non mi ha mandato questa. Che in questo convento si va attraverso il corridoio e poi si arriva al coro. Prima di entrare al coro, sulla destra, quando ero ragazzo, c'è, e c'è ancora questo, c'è un crocifisso che dice, crocifisso che abbracciò il padre Francesco D'Anaso. Ma non si può dire che non che il padre Francesco abbracciò il crocifisso, ma il crocifisso, il quale soggetto abbracciò nel 1600, morì nel 1691. E comunque io ho letto la vita, sono andato a leggerla pure al convento dei Cappuccini, che rimase solo gli ultimi 3 mesi della sua vita, e c'è questo crocifisso che predicava talmente con fervore e devozione che il crocifisso si staccò dalla croce e l'abbraccio. Ci dobbiamo credere o non ci dobbiamo credere? Lo stesso, e me darei pugni in testa, fu quando io la stessa cosa, per un crocifisso di Palermo, in una chiesa di Palermo, in epoca differente rispetto a quello, intorno all'87, all'85, sul giornale di Sicilia, lesse la stessa cosa. Allora, o queste cose avvenivano, o le inventano qualcuno, o sono vere. Ma non è che faccio un crocifisso inchiodato, si stacca, è facile, delle volte manco ci fa la denaria a staccare. Questo può essere una suggestione, ma era pregato talmente che questo non ha avuto l'impressione di essere abbracciata. No, era la chiesa, predicava, era la chiesa piena di gente. Era perché alle prediche di costumi, a leggere quel libro, si recavano anche notizie sociopolitiche del paese, com'era in quel momento, con quello che operò, quello che... E per me è stato interessante. Poi la stessa cosa l'essi qua, poi il giornale l'ho buttato, però quella ancora là, lo conserva. Ha compiuto 300 anni nel 91. Va bene, e lì... è di Naso, provincia di Messina, mentre il beato Felice da Nicosia, che si trovava da un fabbro che batteva il ferro rovente, gli scappò il ferro e gli finì sul piede quasi nudo. Ah, quello forse peccato, no, nessuno si preoccupa, dice si continua, questo è con le mani. Poi c'erano i novizi che cavavano l'acqua dalla cisterna. Se ruppa la corda e il secchio finì nella cisterna. E Battelleri dice, ora come facciamo? Dice, niente, prendete un panino. Lui tirava l'acqua dalla cisterna col panino. Questo per... quasi come i casi sono tanti, tanti e tanti. Se fosse il numero già poi li sbalza. Sì, c'eravamo. Io penso che non si possa chiudere la porta, vero? Io no, guarda bene. Non si può chiudere la porta, non si può neppure spalancarla. Però una cosa mi dispiace, che ormai non è più curata, non è più seguita, c'è molto scetticismo in giro e molto. Questo fa discesso la religione. Questo è, io ringrazio. Grazie a tutti.